Buongiorno a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di mister Marino alla vigilia della sfida con il Sud Tirol. Prego Antonio Guido del Corriere dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Dopo una settimana di clausura, che benefici ha notato? E poi mi sembra che adesso le scelte siano obbligate con Sibili falso 9 e Aramu accanto? Quanto riguarda la settimana, abbiamo ritenuto opportuno sabato, cioè domenica sera dopo la partita, abbiamo organizzato col direttore e col presidente la settimana già da subito, questa settimana di ritiro che non deve essere inteso come una punizione, ma avere il senso delle responsabilità del momento, stare più insieme, diciamo così, per cercare di capire cosa dobbiamo fare di più, visto che ancora non esprimiamo il massimo, no? E quindi secondo me serve, è servito, chiaramente non fa piacere a nessuno stare lontano dai figli, soprattutto per chi ha famiglia, però era necessario per affrontare una partita per noi importantissima, ecco. Quindi da questo punto di vista ho visto un senso di responsabilità da parte dei ragazzi, che hanno accettato abbastanza bene, perché probabilmente abbiamo capito che è il momento di tirare fuori qualcosa in più. Il tempo delle chiacchiere è finito e quindi bisogna avere la sostanza. Per quanto riguarda la formazione, sì, ci sono, una delle opzioni è questa, bisogna scegliere fra alcuni giocatori a prescindere da tutto, a prescindere di chi gioca. Quando ci sono delle difficoltà, il gruppo si deve compattare maggiormente per superarle, e ripeto, il fatto di essere stati tutti insieme sicuramente aiuterà. Io ho la convinzione che sabato possiamo fare un'ottima prestazione, perché ho visto in questi giorni tanta voglia, ecco. Spero che tutto quello che stiamo facendo in allenamento lo portiamo in partita, anzi più che sperare dobbiamo portarlo in partita, perché c'è bisogno di questo. Prego Vincenzo Tamborra. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Io vorrei tornare un attimo al dopo Lecco, perché il giorno dopo, non noi locali ma a livello nazionale, anche sulle TV diciamo specializzate, si parlava di un Marino in discussione e addirittura dell'ipotesi di missioni. Siccome le conferenze stampa sono fatte anche per chiarire insomma questi aspetti, lei ha mai pensato una cosa del genere? No, io posso dire com'è andata la settimana, l'ho detto prima. Dopo la partita col direttore e di conseguenza con la società abbiamo programmato questa settimana di ritiro, come facciamo sempre sia dopo le vittorie sia dopo purtroppo queste sconfitte. Il giorno dopo io, il direttore e il presidente ci parliamo del momento, ci confrontiamo, e così è stato. Quindi altro non posso aggiungere. Se poi ognuno scrive, ognuno è libero di scrivere quello che vuole scrivere. Se mi dovevo dimettere, magari lo sapevo. Quindi qualcuno è entrato nella mia testa, non lo so, questo, non ho parlato con nessuno, perché ha parlato solo il direttore dopo la partita. Di conseguenza dobbiamo trarre le nostre deduzioni su quello che è stato scritto, che è stato detto. Ma a me, ripeto, l'inizio della settimana purtroppo dopo una sconfitta è stato quello, e tutto quello che è successo è la verità. Poi se ci sono altre cose non è un mio problema, ecco. Prego Franco Cinici. Mister, a prescindere dai nomi, dalle situazioni, Mignani, Marino, noi siamo in un momento di difficoltà e questo è indiscutibile. Io credo che in Serie B almeno, piuttosto che in A, un valore aggiunto sia l'anima, che lei spesso chiama atteggiamento. Io preferisco chiamarla anima della squadra. E questo Bari oggettivamente l'anima l'ha persa, non si sa perché, non si sa per come. Ripeto, al di là dei giocatori, del valore dei singoli, che è sempre un discorso antipatico, però l'anno scorso il Bari non era una grande squadra, aveva però una grande anima e aveva alcuni giocatori che poi l'hanno esaltata, ma aveva l'anima. Secondo lei come si può recuperare? Intanto se è d'accordo con me che questa squadra in questo momento ha difficoltà proprio di identità e di anima, ma cosa si può fare
per fargliela ritrovare. L'anima è quella cosa che se vai in svantaggio a Lecco ti fa mangiare l'avversario, te lo fa mangiare pur di recuperare il risultato. Questo giusto per fare un esempio. Sì, probabilmente anima, atteggiamento, a Napoli dicono la gazzimma, no? Ci sono tanti che poi alla fine racchiudono diciamo, il carattere di una squadra che mi sembra prima della partita del Venezia io ho accennato a qualcosa, ho detto in questo momento quando ci sono squadre che vengono da delusione o retrocessioni, inconsciamente subentra, non dico depressione, ma l'ambiente sicuramente non aiuta. E probabilmente il Bari, non andiamo a cercare alibi perché sono cose che quest'anno non è stato molto fortunato, perché fin dall'avvio, ecco, mi riferisco anche alla prima gestione, per cui non è fatto perché devo difendere il lavoro, perché c'è poco da difendere quando non vengono i risultati, però non siamo neanche stati fortunati perché a partire dall'inizio giocatori importanti, no, che in questa categoria fanno la differenza sono mancati, mi riferisco a Menez, io stesso è mancato tante partite e tanti giocatori sono arrivati dopo e dovevano prendere la forma, quindi tante situazioni non fortunate, tanti episodi sicuramente non fortunati che ci portano poi ad avere questo tipo di atteggiamento. Per quanto riguarda invece la partita di Lecco, come dice lei, il problema è al contrario. Io dico che il primo tempo la squadra ha gestito la partita, voglio dire, hanno tirato in porta sul calcio di punizione, hanno preso la traversa su una bravura del singolo, anche quando ci siamo abbassati nel secondo tempo diciamo che abbiamo subito, il nostro portiere ha fatto poche parate, non ci hanno messo sotto né loro né altre squadre, neanche il Venezia ci ha messo o ci ha preso a pallate. E invece lì io mi arrabbio di più perché dopo che abbiamo preso il gol abbiamo avuto tre palle gol, abbiamo avuto un colpo di testa di Aramu, un'occasione di Cesare, un tiro di sinistro di Ashik che è andato alto, abbiamo creato di più in un quarto d'ora che non quando facevamo la partita. È vero, siamo arrivati al tiro, abbiamo sbagliato, quindi quello che io mi arrabbio di più è che noi dobbiamo andare con la convinzione, hai la partita, la gestisci come possesso, giochi spesso nella metà campo, però ci vuole più cattiveria negli ultimi metri per andarla a vincere. Ecco, questo. E bisogna accompagnare di più col tipo di gioco, diciamo così, avendo meno gli attaccanti, ne hai a disposizione pochi, diciamo, in questo momento che hanno determinate caratteristiche, sicuramente dobbiamo avere più l'aiuto dei centrocampisti che si inseriscono con più frequenza, con più continuità negli ultimi metri, perché ripeto, dal punto di vista del gioco il primo tempo siamo stati più in partita e più nella metà campo avversaria, abbiamo sbagliato molto le scelte degli ultimi metri, quindi è sempre un controsenso, ecco, perciò dico, noi dobbiamo entrare in campo cercando di concretizzare meglio, perché c'è la predisposizione a giocare e dobbiamo essere più bravi negli ultimi metri. Prego Michele Salomone. Buongiorno signor Marino. Senta, intanto le reali condizioni di Diò, è vero che potrebbe essere operato? La prima domanda. E poi brevemente, tutto sommato, tra le tante cose negative, le difficoltà, certo, non avere degli attaccanti a disposizione, però la possibilità di non dare punti di riferimento agli avversari, che magari sono abituati invece ad avere sempre degli attaccanti, no? Alla difesa avversaria contro, potrebbe rappresentare una sorta di vantaggio per modulare la partita in un certo modo con inserimenti per esempio delle mezze ali e quindi cercare di superare questo ostacolo che indubbiamente è importante. Sì, alla fine a prescindere di chi gioca, diciamo, come riferimento centrale, è normale che per caratteristiche devono essere giocatori che non danno riferimenti, che diciamo liberano gli spazi per gli inserimenti. L'obiettivo chiaramente è quello per i giocatori che abbiamo a disposizione per questa gara, che secondo me va interpretata in una certa maniera. E ripeto, non voglio illudermi perché magari ho visto qualcosa in più questa settimana negli allenamenti, anche perché siamo in difficoltà
in qualche reparto siamo in difficoltà e veniamo da due sconfitte. Chiaramente il momento è quello che lo sapevamo, che perdendo due partite ci saranno più pressioni, e dobbiamo superare questo, perché le partite non è che non le vinciamo perché l'ambiente, ci sono contestazioni o meno, non dobbiamo cercare alibi, perché dobbiamo essere consapevoli che questo può accadere. E anche quando prima di queste due partite avevamo fatto nella mia gestione 4 partite 8 punti, era una media diciamo abbastanza buona, però c'era tanta sempre delusione, ecco, per un motivo o per un altro. Si sa che Bari vuole sempre qualcosa in più rispetto ad altre piazze, quindi dobbiamo abituarci a questo, e in un momento del genere dobbiamo dare e sopperire a tutte queste situazioni di assenza. Non dobbiamo avere alibi su questo, perché giocheranno giocatori importanti per questa categoria, e quindi abbiamo comunque la consapevolezza di poter far bene, e dobbiamo far bene, perché dobbiamo dare un segnale forte anche nelle difficoltà per cambiare il nostro destino lo determiniamo noi, ecco, quindi questa è un'opportunità e possiamo ripartire e dobbiamo farlo. A prescindere, se questo lo vedremo nelle prossime settimane, se ci sarà bisogno o meno, comunque starà fermo per un po' di tempo. Ecco, secondo me prima di gennaio sarà difficile averlo in campo per queste partite. Ecco. Da quello che mi risulta, e dobbiamo aspettare altre sicuramente visite strutturali. Tutto. Buongiorno mister, Menezze da 2 settimane in gruppo, potrebbe arrivare vista l'emergenza anche la prima convocazione, oppure vuole preservarlo ancora? No, non voglio preservarlo, lo farei giocare pure domani, per dire, no, però ci sono dei tempi da rispettare, e questo dipende sicuramente dallo staff medico. Sì, mister, le chiedo a livello personale come lo sta vivendo questo momento, se si sente in discussione, se è un pensiero che non ha, come lo sta vivendo? E ho qualche capello bianco, l'ho detto prima, come lo sto vivendo, come una settimana come le altre, perché ripeto, è partita in una certa maniera, con purtroppo la delusione della sconfitta, l'organizzazione della settimana, quindi sono concentrato sul lavoro in campo, a maggior ragione ancora di più perché stiamo sempre insieme in albergo con i ragazzi, si parla, si discute, siamo in partita già dai primi giorni dell'inizio di settimana, per cui la vivo con una serenità che è quella che devo avere sempre, a prescindere, se non mi posso preoccupare da quello che può accadere, ecco, non sono abituato a fasciarmi nella testa prima di romperla, ecco, quindi andiamo avanti con serenità, e l'importante è che uno dà sempre il massimo, poi può succedere di tutto e il contrario di tutto. Salve mister, vorrei chiederle, al di là, lei ha detto sempre che i moduli e i numeri sono relativi, quello che conta è l'atteggiamento, vorrei chiederle se pensa di confermare l'assetto che abbiamo visto nell'ultima partita, quindi con il 4-3-3, e poi le chiedo rispetto all'atteggiamento, lei spesso alla vigilia di ogni gara insiste proprio su questo aspetto. In partita quella che è la sensazione dall'esterno è di una squadra che ancora incarni poco quelli che sono i suoi principi di gioco, penso all'aggressività, all'intensità, al baricentro molto alto, insomma quelli che sono i punti cardine proprio per sviluppare in maniera più efficace la manovra offensiva. Si è fatto un'idea del perché la squadra da questo punto di vista sia molto altalenante, non riesca a dare continuità evidentemente anche a quello che lei chiede puntualmente ogni settimana? Ma secondo me l'abbiamo fatto anche a sprazzi, però l'abbiamo fatto. Io credo che quando c'è un cambiamento richiedono i tempi necessari. È chiaro che se poi vengono accompagnati dai risultati positivi è più facile, quando c'è qualche periodo come adesso diventa un po' più complicato, però è chiaro che ci vuole del tempo. Noi l'esempio lampante l'abbiamo avuto due settimane fa con il Venezia. Che il Venezia è una squadra che l'anno scorso in questo periodo ha sofferto, hanno cambiato, hanno avuto il tempo di lavorare, all'inizio hanno fatto un discreto campionato, poi sono andati sempre in crescendo, hanno finito bene il campionato, hanno iniziato e praticamente più o meno erano gli stessi giocatori dell'anno prima, ecco. E quindi hanno dato continuità al lavoro e stanno raccogliendo i frutti, quindi ci vuole un po' di tempo per quando ci sono dei cambiamenti. E l'atteggiamento, ripeto,
Il primo tempo noi abbiamo stazionato più nella metà campo avversaria, quindi siamo stati anche aggressivi e abbiamo recuperato qualche palla sulla tre quarti loro, e quella era una squadra difficile da affrontare perché i numeri dicono che hanno battuto il Palermo, hanno battuto il Pisa, è una squadra comunque complicata da affrontare, e abbiamo fatto bene. L'unica cosa che poi nel secondo tempo o il fondo campo ci siamo un po' abbassati, ma non è forse anche dal punto di vista fisico, l'impatto del secondo tempo è stato sempre, fino a quando abbiamo preso il gol, ad abbassarci, e quindi nel secondo tempo non abbiamo fatto la pressione alta che abbiamo fatto nel primo tempo, ecco. Però ripeto, è mancato sempre qualcosa, perché quando fai un pressing alto, recuperi palla alta, devi andare più spesso alle conclusioni, devi creare un po' di più, e noi l'abbiamo fatto, ripeto, a intermittenza. Però la continuità di gioco si acquisisce col lavoro. Sul modulo abbiamo possibilità di giocare a 4, ecco, molto probabilmente giocheremo a 4 dietro, poi davanti abbiamo alcuni dubbi, però più o meno l'assetto sarà quello. Buongiorno mister, ha detto che questa settimana ha visto qualcosa di diverso. Che tipo di risposta si aspetta dalla squadra dal punto di vista emotivo, tattico, di atteggiamento? Qual è il tasto che spera magari si accenda dopo questa settimana di ritiro? Perché una settimana di ritiro non è una cosa che avviene sempre, soprattutto durante il campionato. Magari tutte quelle cose che hai detto tu tutte insieme, no? Sarebbe il massimo per affrontare una partita così importante. Mi aspetto, come ho detto prima, che facciamo una bella partita, finalmente, da dire di vedere la squadra che voglio vedere per più minuti, ecco, rispetto a quello che stiamo facendo a intermittenza. Fermo restando che qualsiasi avversario che abbiamo affrontato, non è che ci sono state squadre che ci abbiano messo sotto, però da questo punto di vista è così. Da un altro punto di vista, a parte la mezz'ora, diciamo così, lì con la Ferrari Pisalò, che non c'eravamo più in campo, però ripeto, quando fai determinate prestazioni che rischi poco, devi cercare nello stesso tempo di creare molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Mister, buongiorno. Quando lei parla di un Bari che si aspetta delle risposte, un certo tipo di risposte dal suo Bari, si riferisce anche magari a livello tecnico-tattico, di un maggiore possesso palla nella metà campo avversaria e soprattutto un Bari più veloce anche a centrocampo, che tipo di risposte, nello specifico, ovviamente non ce le può svelare, però si aspetta dal suo Bari che sin qui in queste ultime partite non si è visto carente anche per esempio sulle fasce, per quanto riguarda i terzini, sono andati costantemente in difficoltà e da lì abbiamo preso dei gol. No, i gol che abbiamo preso, insomma, vogliamo dire i terzini forse c'entrano poco, perché noi abbiamo preso gol su calcio piazzato, l'ultima, che forse solo col Venezia il primo gol col Venezia, diciamo che non è stato solo il terzino, ma è stata tutta la catena che è andata a pressare il ritardo, e Zampano è arrivato sulla linea di fondo. Però a prescindere da questo, mi aspetto quello che in pratica ho detto prima: se dobbiamo fare palleggio, il palleggio va fatto non fino a se stesso, no? Palleggio nella metà campo avversaria, possesso palla nella metà campo avversaria si fa per cercare di avere più opportunità negli ultimi metri. È chiaro, più tieni palla, più costringi gli avversari negli ultimi metri, ti devi creare più opportunità, gli episodi te li devi portare dalla tua parte. E di conseguenza mi aspetto questo: pressing, aggressività, voglia di arrivare prima sulla palla, voglia di arrivare prima sulle respinte, sono tutte cose che certamente ci stiamo applicando per farle, e lo faremo, perché io credo che alla fine questi ragazzi sono consapevoli del momento, per come stanno cercando, per come stanno lavorando, la voglia c'è di cambiare il registro, ecco, di fare risultato. I risultati arrivano quasi sempre attraverso il gioco. Qualche volta ti può andare bene e vincere qualche partita giocando male, ma nell'arco di un campionato, se non fai bene dal punto di vista del gioco, è difficile, non vengono da solo le vittorie, te li devi andare a cercare col sacrificio, con la corsa per aiutare il compagno, e da squadra, ecco, questo è quello che io mi aspetto.
Buongiorno mister. Buongiorno. Al netto dell'emergenza in attacco, io credo che in questo momento il reparto più in difficoltà sia il centrocampo, perché è chiaro che l'assenza di Maiello pesi come un macigno, però nessuno ha dimostrato di poter raccoglierne l'eredità ed è un problema che il Bari si porta dietro secondo me anche da parecchio tempo. In più si aggiungono le prestazioni dei singoli che in questo momento sono quasi tutti in netta involuzione, soprattutto quelli che giocano dal primo minuto. Le chiedo, visto che Kutsupias poi era l'unico che dimostrava qualcosa di diverso, poi con Lecco non ha giocato, immagino per problemi fisici, cioè come si recupera un reparto intero? Perché qui non si tratta di analizzare singolo per singolo, ma è un complesso che in questo momento non sta funzionando, soprattutto perché poi non arrivano neanche i gol. Il Bari ha fatto quest'anno in 15 partite 2 soli gol con i centrocampisti, entrambi appunto con Kutsupias. Kutsupias sicuramente ha avuto bisogno di una settimana di riposo, che si è allenato poco ed ha recuperato. Per quanto riguarda il ruolo, è normale che nel ruolo di Maiello, per caratteristiche, abbiamo adattato che era a disposizione a Campora, ha cercato di farlo nel migliore modo possibile. Adesso sta giocando benale, non mi sembra che abbia fatto male in quel ruolo, che forse probabilmente è quello che si adatta di più. Per quanto riguarda gli altri, stiamo cercando di recuperarli. Stiamo cercando di recuperarli tutti dal punto di vista della condizione fisica. Campora, che col Venezia non ha giocato perché è stato male, sta recuperando pure lui la condizione, sta migliorando negli allenamenti anche in Giomà, e insomma cercheremo di fare migliorare, ma non è solo un reparto, è tutta la squadra che deve cercare di fare qualcosa in più, non mi limiterei soltanto ai centrocampisti. Buongiorno mister, uno dei tratti comuni che leggo sia delle domande di oggi sia delle sue risposte è che mi pare, cioè vedendo queste ultime partite, la sensazione, lei ha già in parte parzialmente risposto, è che è vero, magari il Bari non è mai stato messo sotto da nessuno, però non è mai riuscito a mettere sotto una squadra per tutta la partita, e i momenti, come lei ha descritto, nei minuti finali contro l'Ecco, in cui il Bari ha costruito azioni, sono sempre stati spezzoni all'interno di gare in cui il Bari ha faticato a tenere la continuità di prestazione per tutti i 90 minuti. Io ricordo, tornando indietro con la memoria, che nelle prime conferenze lei ha parlato molto di questo aspetto, della continuità di prestazione per tutti i 90 minuti. A che punto vede su questo aspetto il suo Bari? Come ci ha lavorato in questi giorni? Io dico che probabilmente in questo momento le attese sono sempre alte, perché ogni volta contro qualsiasi avversario, magari uno pensa, se tu parli, che so, affronti il Venezia e magari pensi di giocare su due risultati, è folle, perché il Bari deve vincere, pensare di essere più forte sempre degli altri. In questo momento non lo siamo, siamo una squadra normale che deve fare qualcosa in più. Il fatto di avere l'abitudine, l'attitudine a giocare per 90 minuti, io credo che difficilmente lo possano fare neanche le squadre che sono in testa. È normale che dobbiamo avere più consapevolezza dei nostri mezzi, di giocare più in tranquillità, e come ho detto prima dobbiamo cercare di fare molto di più. Come ha detto lei, magari non ci mettono sotto, ma noi a sprazzi mettiamo sotto gli avversari, tra virgolette. Ci sono momenti che abbiamo noi il pallino del gioco, momenti che ce l'hanno gli altri. Io parlo di questo, il miglioramento deve essere fatto in questo senso, avere in mano la partita, però concretizzare, non per fare, non è che ogni 10 passaggi ci danno un punto o un gol. Bisogna andare e fare il possesso, serve nella metà campo avversaria, per arrivare, come ho detto prima, più alle conclusioni, più negli ultimi metri, di fare qualcosa in più. E questo è quello che mi aspetto, rischiare certamente poco come abbiamo fatto domenica, però dobbiamo avere più opportunità, dobbiamo creare più opportunità, e ancora questo non va bene. Ecco, stiamo lavorando perché la cosa più importante è da migliorare.
Sì, mister, non abbiamo parlato dell'avversario di turno, so che lei ama proiettarsi, diciamo, la prossima partita. Che su Tirol si aspetta dopo l'esonero di Bisoli, se ritiene che possano cambiare atteggiamento? E una piccola domanda su un singolo, nell'ultima uscita, quella di Lecco, nella parte finale Giumà è sembrato un giocatore un po' diverso rispetto a quello che avevamo visto nell'apparizione con il Catanzaro quando c'era la gestione Mignani. Ecco, vorrei sapere da lei queste due cose. Allora, Giumà sta migliorando, tant'è che l'ho fatto entrare da un 15 giorni che lo vedo in maniera diversa, nel senso che il ragazzo sta cominciando a capire come l'intensità negli allenamenti è diversa, gli inserimenti, no, che lui ce l'ha nelle corde sono diversi, quindi sta migliorando, per cui adesso diciamo è alla pari degli altri, ecco, quindi si può giocare dall'inizio, può giocare a partita in corso, mentre prima ancora c'era un momento di adattamento, a prescindere da tutto non si muoverà perché ha fatto già un trasferimento, quindi è uno che a gennaio non si muoverà e credo che possa essere utile, ecco. Per quanto riguarda il Sud Tirol, non so che novità si possano apportare in 4 giorni, ecco, quindi io credo che dal punto di vista tattico vadano sulla falsa riga dell'allenatore precedente, anche se l'allenatore che è subentrato nella primavera faceva il 4-2-3-1, mentre Bisoli faceva il 4-4-2, ma cambia poco, sostanzialmente cambiano gli attaccanti che con Bisoli magari stavano più in orizzontale, in questa maniera stanno in verticale uno dietro l'altro, per cui dal punto di vista tattico penso che cambiamenti in 4 giorni non c'è tempo per farli, ecco, poi tutto è possibile. Buongiorno mister. Le chiedo se si era fatto una tabella di marcia per capire un po' quali i tempi di costruzione per questo Bari, per il suo Bari, e se ritiene che questo organico abbia bisogno comunque di qualche rinforzo, se si aspetta qualcosa, eventualmente in quale reparto. Grazie. Ma io credo che in questo momento non possiamo fare nessuna tabella, dobbiamo navigare a vista perché i problemi sono sempre all'ordine del giorno, no? Tu prepari una cosa come la prima partita, abbiamo preparato 15 giorni un tipo di partita con Maiello regista, poi dopo un quarto d'ora l'abbiamo perso, quindi nell'evoluzione delle settimane bisogna lavorare, ecco, perciò spesso siamo stati costretti a cambiare, siamo riusciti a cambiare anche qualche minuto prima della partita col Venezia, per cui dipende molto anche di come sta il gruppo e bisogna guardare alla giornata, dobbiamo cercare, come ho detto prima, che di fare più punti possibili mettendoci il massimo di ognuno di noi e prima di arrivare alla sosta, ecco, cioè, perché sono convinto, per come abbiamo sempre discusso con la proprietà, che quando sono arrivato si è parlato sicuramente di fare un mercato, di andare a cercare giocatori utili a questa squadra, se ce n'è bisogno poi valutiamo, ecco, però sicuramente c'è tempo per valutare questo, aspettiamo gennaio, sicuramente arriverà qualcuno, ecco, questo è fuori di dubbio. In chiusura, prego. Anzi. Sì mister, ho perso qualche minuto all'inizio, perciò le chiedo una cosa sentendo le parole che ha pronunciato in conferenza. Il direttore alla fine della partita con il Lecco ha usato anche termini duri nei confronti della squadra, dicendo di non averla riconosciuta, di non aver visto l'atteggiamento che si aspettava. Lei invece da quando è arrivato ha sempre sottolineato la professionalità di questi ragazzi, la voglia di uscire da un momento difficile, anche la loro sofferenza in questo momento. Io mi auguro che la squadra apprezzi il suo modo di mettersi davanti e difenderla, appunto. Le chiedo perciò quanto, diciamo, tra di voi vi sentite uniti, compatti e pronti a mettervi l'elmetto, perché la vostra unità anche sul piano umano, psicologico, può fare la differenza in questo momento, a fronte del fatto che lei appunto ha sempre avuto parole d'elogio per questo gruppo.
Ma se succede, se a volte diamo la sensazione di non essere al massimo, è perché succede inconsciamente che magari non sei in un bel momento e dai questa sensazione, ma no, io non posso parlare per chi magari in questo momento no, perché ci alleniamo a Modugno e non ci sono persone, ma chi vede allenare questa squadra nessuno può dire che si è mai tirata indietro, ecco, si vede che c'è la voglia, però al momento dobbiamo fare qualcosa in più, ecco, ci siamo detti il fatto che siamo andati in ritiro è stata un'occasione ed è un'occasione per stare più insieme e valutare bene i problemi, ecco, dobbiamo renderci conto del momento, essere consapevoli e responsabili del momento, questo ci deve far sì che ognuno di noi scatti qualcosa di diverso, qualcosa in più da dare fino all'ultimo secondo di ogni partita, quindi come ho detto prima, il destino è nelle nostre mani, abbiamo la forza e dobbiamo avere le capacità per uscire da un momento di difficoltà, diciamo, da queste due sconfitte, ecco, perché a un certo punto stavamo andando anche discretamente per quanto riguarda soprattutto i punti, queste due sconfitte ci hanno rallentato e sicuramente dal punto di vista psicologico ha influito molto la mezz'ora che abbiamo perso la testa con Feral Pisalò, perché quando poi succedono questi momenti, no, dal punto di vista psicologico, affrontare il Venezia, se tu avevi fatto quello che stavi facendo fino al 50° fuori casa, l'approccio sarebbe stato migliore, ecco. E di conseguenza dobbiamo superare queste difficoltà, perché mentalmente, come abbiamo detto prima, certamente dobbiamo tirare qualcosa in più a livello caratteriale, ecco, non ci dobbiamo arrendere tra virgolette alle prime difficoltà, alle prime difficoltà dobbiamo reagire, come dobbiamo reagire bene alle defezioni, se manca qualcuno, senza cercare alibi, non l'abbiamo, abbiamo sempre cercato di evitare di creare alibi o accanirci contro qualche episodio arbitrale che sicuramente soprattutto col Feral Pisalò non c'è stato a favore, però diciamo che ci sono momenti, no, che ti va qualcosa in un certo modo, altri momenti meno, questo è un momento negativo perché paghiamo al di là dei nostri demeriti, perché vi ho portato un esempio l'altra volta contro la Feral Pisalò, svirgola una palla di Cesare e va dentro, quelli del Venezia è andato sulla traversa, oppure il gol che abbiamo preso l'altro giorno, c'è stata una respinta, è andata a passare in un angolino, proprio in quell'angolino che non c'era nessuno, per di più la punizione, nella punizione purtroppo il regolamento dice che non poteva rientrare subito di Cesare, la sponda è andata fatta dove magari ci doveva essere di Cesare, abbiamo scalato però per fisicità, abbiamo perso centimetri e vanno a fare il gol in quell'angolino, perché quella di Lecco, al di là di tutti i nostri demeriti, non è che eravamo, non era una partita da perdere e non meritavamo di perdere, ha vinto il Lecco, non ha rubato nulla, se vincevamo noi era la stessa cosa, perché voglio dire, non è che c'è stata una partita dove le squadre si sono affrontate e hanno creato tantissimo, per cui sono momenti che nelle difficoltà ci dobbiamo compattare maggiormente per tirarci fuori, questo è un momento così, dopo due sconfitte è normale che sia così in una piazza dove c'è pressione, quindi è normale che ci aspettiamo tutti da noi stessi qualcosa in più. Ringraziamo Mr. Marino, lo liberiamo. Arrivederci.